Proseguono i rilievi dei militari del RIS di Messina in via Manenti, dove domenica sera è stato ritrovato senza vita Peppe Ottaviano, quarantenne di Scicli. In particolare il RIS sta proseguendo i rilievi sulle numerose tracce ematiche rinvenute nell'abitazione dopo che il corpo del quarantenne è stato ritrovato con ferita alla testa, all'arcata sopraccigliare e al naso. Diverse le domande che dovranno trovare risposta. Mentre nel frattempo il cadavere, su disposizione dei magistrati che si stanno occupando del caso, è stato trasferito nella sala mortuaria dell'ospedale maggiore di Modica, in attesa di. Dell'esame autoptico e dopo la ricognizione cadaverica, già in atto a partire da questa mattina. Numerosi anche gli interrogatori e i familiari nella sede della tenenza dei carabinieri tesi a ricostruire le ultime ore dell'uomo rimasto solo dopo che la madre aveva raggiunto alcuni familiari nel nord Italia. Controlli anche sul cellulare del quarantenne per verificare eventuali contatti nelle giornate precedenti. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli inquirenti, specie per capire la dinamica dell'intera vicenda e provare a chiarire i contorni di una scomparsa che continua a mantenere ancora punti oscuri.